la seconda linea della ferrovia. Io credo che il fatto che si parta proprio dalla Sicilia con la prima conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile sia un segnale molto molto forte. Io credo molto nella mobilità sostenibile delle città, perché oggi noi abbiamo necessità in Italia di ridurre le emissioni e lo abbiamo perché abbiamo preso impegni precisi con l'Europa. Ricordiamoci che un terzo delle emissioni viene proprio globali nel nostro paese, viene proprio dal trasporto e il 50% di questo terzo si registra proprio nelle grandi città. Quindi che oggi qui a Catania si metta al centro il problema della mobilità sostenibile lo trovo molto molto importante. Anche il Papa bisogna rispettare l'ambiente. Assolutamente, credo che quello sia un monito importante, un segnale importante quello del Papa che non dà solo all'Italia ma dà a tutto il mondo e che niente da domani sarà più come ieri, nel senso che il Papa ci ha indicato bene quali sono i rischi che stiamo correndo, che sta correndo il nostro pianeta. Non tenerne più conto oggi sarebbe sicuramente un atto criminale. Grazie.